Noi abbiamo da sempre, tutto il mondo camerale italiano, non solo sponsorizzato le idee dei giovani, ma col progetto Alternanza Scuola-Lavoro abbiamo fatto di tutto perché i giovani, soprattutto quelli delle ultime classi, quindi delle quarte e quinte, liceo, riescano a partorire delle idee e poi soprattutto, e qui entra in campo la Camera di Commercio, trovare gli sponsor giusti e i finanziamenti per poter far passare l'idea allo stato progettuale prima e poi concretizzarla facendo impresa. Non solamente con le scuole, la Camera di Commercio di Reggio proprio la settimana scorsa ha finanziato 8 borse di studio a laureati postdoc, cioè praticamente noi diamo la possibilità ai giovani laureati che hanno finito il dottorato e che hanno un'idea, a nostro parere, vincente, a finanziargli l'idea in maniera che si riesca a costruire impresa innovativa con delle start-up che sono veramente rivoluzionarie, soprattutto per il sud Italia e per la Calabria. Noi oggi abbiamo, come dire, attorniato i giovani del Righi di Reggio Calabria e di una scuola di Lamezia con questo progetto veramente innovativo sul sughero, sul recupero del sughero per costruire dei mattoni che ovviamente essendo costruiti in sughero sono più facilmente trasportabili e quindi anche dal punto di vista della logistica e del peso sono veramente innovativi. È un'idea che a mio parere va valutata con attenzione, vanno trovati gli imprenditori giusti per poterla mettere in asse e io mi auguro che con queste innovazioni, con queste idee che Union Camere continua a sponsorizzare, continua a promuovere, si possa veramente costruire una nuova classe giovanile imprenditoriale italiana.